Al termine di oltre 5 ore, a parte mezz'ora di sospensione di seduta terminata a mezzanotte, come prevedibile è stata approvata dalla larga maggioranza grillina in Consiglio Comunale di Alcamo la delibera relativa alle tariffe della tassa sui rifiuti, la TARI. Tra le contestazioni e quindi le contrarietà dei consiglieri di minoranza che hanno addotto una serie di presunte incongruenze, presunti errori, ritardi nella fornitura di dati da parte dell'amministrazione, polemiche respinte dall'assessore Roberto Scurto e dai consiglieri pentastellati. Sono state approvate anche le determinazioni delle aliquote IMU e TASI che rimangono invariate. Intanto è passata tra le polemiche della minoranza l'approvazione del piano finanziario preventivo dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati per l'anno 2017. La seduta in fase iniziale è stata sospesa per mezz'ora, essendo stato richiesto da consiglieri di minoranza l'intervento dei revisori dei conti per fornire spiegazioni sul piano economico-finanziario. Sulla questione è successivamente intervenuta la responsabile del settore ambiente Francesca Chirchirillo, che ha redatto tale piano e illustrato i costi per ogni singola tipologia di rifiuti. Per il servizio di raccolta porta a porta e trasferimento in discarica effettuato dalla ditta Energetica Ambiente si tratta di oltre 5.679.000 euro, di cui 1.778.000 euro per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, per l'indifferenziato 960.000 euro alla Trapani Servizi, per un ammontare di 7.271.000 euro per il costo del servizio, per il servizio di messa in riserva e prestatura di rifiuti costituiti da imballaggi e plastica 26.136 euro. Per quanto riguarda la carta non paghiamo costi di conferimento ma abbiamo soltanto ricavi 170.000 euro, ha proseguito Francesca Chirchirillo. Per la frazione estranea della plastica, che ci dà il Corepla, 15.000 euro a carico del comune. Per i rifiuti organici, la cui gara d'appalto è imminente, prevediamo un costo di conferimento di 100 euro a tonnellata oltre IVA e il costo annuale di oltre 522.000 euro. Gli imballaggi in vetro sono gratis, probabilmente l'anno prossimo il vetro cercheremo di venderlo. Queste le parole di Francesca Chirchirillo. Quindi dal riciclo del vetro il comune non ottiene ricavi nell'anno 2017, un argomento quest'ultimo in particolare che suscita perplessità. Intanto ha comunque tenuto a puntualizzare la Chirchirillo: a prescindere da queste considerazioni sulle premialità, dobbiamo impegnarci a differenziare bene per prevenire emergenze discariche. Per altre tipologie di rifiuti, quali pneumatici e legno, ha proseguito 60.500 euro. Quest'anno c'è stata una riduzione del costo ed è stato poi chiarito, come contenuto in un emendamento tecnico dell'ufficio, che il costo del servizio si abbassa di circa 300.000 euro per tenere conto di modifiche nelle detrazioni. Alla fine il costo del servizio sarà uguale al passato, hanno indicato i consiglieri di ABC Alcamo Cambierà, che hanno votato contro. L'emendamento è stato approvato con i 14 voti favorevoli dei grillini e sulla questione relativa alla tassa sui rifiuti era già intervenuta nei giorni scorsi Sicilia Futura, contestando con queste parole. Questa amministrazione ha proposto un aumento in percentuale che si aggira intorno al 43%, arrivando a picchi del 96% rispetto alle tariffe del 2016 per attività produttive. Il Movimento 5 Stelle ad agosto, con il solito spot, prosegue Sicilia Futura, dava per approvata la riduzione dei costi per i rifiuti per 1.400.000 euro, sapendo perfettamente che non era immediatamente applicabile. La verità invece è che i costi sono aumentati, conclude Sicilia Futura, e oggi propongono un aumento insostenibile per le imprese. Andiamo allora a sentire che cosa dice l'assessore Roberto Scurto, che già sabato scorso era intervenuto con il sindaco Domenico Surdi ad una conferenza al Collegio dei Gesuiti proprio per trattare questa tematica. Ci sono delle variazioni già riguardanti le tre rate, le date delle tre rate per pagare la TARI, la tassa sui rifiuti. Esatto, che abbiamo succede? Cambiato praticamente l'impostazione temporale, piuttosto che far pagare la TARI 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre, come avveniva fino allo scorso anno, abbiamo previsto un acconto il 16 maggio, un acconto del 40%, e poi altre due rate, il 16 ottobre e il 16 dicembre. Questo permetterà sicuramente di dare più spazio, più linfa, più respiro alle categorie produttive ma anche alle famiglie, quindi velocizzare anche l'incasso, e verosimilmente riteniamo che sarà più facile per il cittadino pagare e per il comune incassare. Più introduzione del ravvedimento lunghissimo è una per la IUC.
per la IUC è un'agevolazione che riguarda appunto sia IMU, TARI e TASI, che praticamente prevede la possibilità di poter pagare anche a distanza di tempo con minime sanzioni. L'abbiamo adattato nel nostro regolamento e adesso finalmente da quest'anno si potrà utilizzare anche questo strumento. Poi abbiamo abbiamo parlato anche della TARI. Come sapete, una tassa la tassa copre di solito l'importo totale del servizio. Dico di solito perché negli ultimi 2 anni purtroppo il Consiglio Comunale, non avendo poi approvato il PEF, il documento quindi economico finanziario della TARI, chiaramente ha permesso ai cittadini di pagare sicuramente meno, ma sicuramente creando uno scompenso. Allora, cosa abbiamo fatto? Questo aumento del costo del servizio, cioè il costo che chiaramente ai Meri Energetica e Ambiente ci fa pagare per gestire e smaltire tutto, per tamponare questo aumento abbiamo creato tutta un'impalcatura economica vera e propria finanziaria per frenare questo incremento dei costi con tutta una serie di misure. Abbiamo lasciato alle famiglie praticamente una tassa pressoché invariata e abbiamo introdotto tutta una serie di riduzioni e di incentivi per frenare la crescita delle tasse per le imprese. Quindi ci saranno imprese che subiranno degli aumenti più pesanti e imprese che subiranno anche delle riduzioni di imposta interessanti. Gli aumenti più pesanti riguardano banche, distributori di carburante, ospedali, farmacie, tabacchi e caserme. Per quale motivo intanto? Diciamo, abbiamo voluto agevolare le categorie produttive che più creano ricchezza ed economia nel nostro territorio, spostando praticamente la possibilità di pagar meno a chi effettivamente ha un impatto diretto sull'economia reale, come bar, caffè, pasticcerie, i negozi di abbigliamento, i ferramenta, le cartolerie, i negozi di calzature. Abbiamo anche voluto aiutare la categoria degli artigiani, carrozzieri, autofficine, elettrauti, producendo anche più del 20% di riduzione, e quindi questo permetterà anche di risolvere quel fastidioso problema dei rifiuti speciali assimilati che vengono smaltiti con azienda DOC, nell'attesa che la giustizia, diciamo che la Commissione Tributaria Regionale per una volta per tutte chiarisca definitivamente questa situazione. Già il Comune anticipa, prevede e chiaramente se può aiutare già adesso le imprese lo fa, e questo è quello che abbiamo fatto. Bene, andiamo avanti, vediamo un po'. Poi abbiamo prodotto una serie di agevolazioni che riguardano il centro storico, quindi tutta l'area del corso stretto e delle strade praticamente vicine. Parliamo praticamente di una riduzione del 50% sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile della TARI. Stiamo praticamente parlando di tutte quelle imprese che già ci sono e che si insedieranno nel corso stretto, in via Portastella e nelle strade perpendicolari a queste due arterie. Scusa, la pagina precedente che cosa c'era esattamente? No, semplicemente spieghiamo quali sono praticamente le strade interessate di questa agevolazione. Sarebbe il corso 6 aprile, tratto tra piazza Bagolino e piazza Ciullo, via Portastella dal tratto della piazza fino a via Brone San Giuseppe, e poi tutte queste strade trasversali da piazza Ciullo a via Brone San Giuseppe che intersecano corso. Sì, siccome già abbiamo avuto modo di ascoltare in consiglio comunale. Un'altra agevolazione che non è TARI ma è IMU è per chi vorrà affittare gli immobili che sono in quest'area, pagherà molta meno IMU. Quindi abbiamo ridotto l'aliquota al 4,6 per 1000, quindi portandola dal massimo al minimo, proprio per far sì che il proprietario sia più incentivato ad affittare ad attività produttive, commerciali, imprenditoriali, professionali, anche per far rivivere il centro storico nell'arco della giornata e della mattina. Ci interessa soltanto non puntare sui bar, ristoranti e pub, ma anche su attività che possono restare aperte durante il giorno. Per fermare anche l'incremento di imposte, di tasse, sulle praticamente grandi capannoni, abbiamo previsto una riduzione del 50% sulla parte fissa e sulla parte variabile della TARI per tutti quei capannoni sopra i 500 metri quadrati. Parliamo delle aree di Contrada Sasi e lungo la strada statale 113. Quindi chi ha dei capannoni molto grandi non era corretto far pagare sull'intera superficie, diciamo, la stessa aliquota, e abbiamo introdotto questa agevolazione che avrà sicuramente un impatto molto molto forte sulle grandi aziende. Per poi passare un'esenzione totale della TARI per le start-up innovative, puntando sempre più sul rilancio del territorio e attraendo finalmente imprese con talenti, scienziati, dottorati di ricerca, che possono creare sviluppo anche tecnologico nella nostra zona. Poi abbiamo anche introdotto una riduzione del 20% sempre sulla TARI
per quanto riguarda quei bar, quelle strutture che dismettono appunto le macchinette e i videopoker, e quindi anche per avere un impatto anche sociale molto positivo. E poi abbiamo anche aiutato le imprese che a loro volta aiutano i bisognosi. Quindi chi ad esempio cede beni alimentari a titolo gratuito, oppure a persone che comunque sono in condizioni di bisogno, o per la produzione, cioè per il consumo animale, abbiamo previsto una riduzione del 20% sulla parte variabile. Infine, anche se non riguarda le imprese, questa è un'agevolazione veramente equa che riguarda tutti quegli alcamesi che sono residenti ad Alcamo solo per un periodo di tempo ben limitato, e quindi se più di 6 mesi li trascorri fuori perché magari per lavori o studi fuori, chiaramente avrai una riduzione del 30% sulla parte variabile della Tari, e quindi ci sembra veramente una misura equa anche per aiutare effettivamente chi ad Alcamo non risiede sempre.